Ci troviamo sul luogo di intervento dell'incendio in località Transacqua. L'incendio è partito dal silos di alimentazione del Mangime e si è propagato al tetto. È intervenuto il corpo di Primiero con circa 30 vigili e grazie al tempestivo intervento si è riusciti ad evitare danni maggiori. Adesso stiamo bonificando il tetto, abbiamo messo in sicurezza gli animali, i danni non sembrano molto gravi e siamo riusciti a salvare anche parecchi pannelli solari. E quindi la difficoltà è stata anche operare con il personale con le mascherine per il coronavirus, ma siamo riusciti a terminare l'intervento senza incidenti e in assoluta sicurezza, grazie a tutti i nostri vigili coordinati dal comandante Mauro Gober.